Buona giornata e benvenuti. Ultimo appuntamento della settimana con le Daily Tech News di Mr. Gadget. Buongiorno, io sono Luca Viscardi, vi aspetto alle 13 e alle 20 su Radio Number One. Secondo gli analisti, che sono sempre molto attenti a vedere quello che succede sul mercato, iPhone venderà nel secondo trimestre dell'anno 50 milioni di pezzi. Sarebbe il record assoluto rispetto alle vendite degli anni scorsi nel terzo trimestre di vendita di un modello di casa Apple. Intanto continua a scendere invece il prezzo di Galaxy S6. Gli stochisti lo propongono a 559 euro, 200 euro in meno rispetto all'esordio che è avvenuto poco più di un mese fa. E proprio in questi giorni, tra l'altro, in queste ore, è scomparso anche dal Google Play Store il Samsung Gear Live, che era l'Android Wear di casa Samsung. Samsung non ci ha mai creduto molto, lo conferma ritirandolo anche dal mercato. Molto interessanti invece dei dati, secondo cui dall'inizio dell'anno quasi il 50% dei prodotti venduti sono phablets, per l'esattezza il 47% delle vendite rispetto al 32% di un anno fa, un numero che tra l'altro negli Stati Uniti arriva al 70%, mentre l'area più refrattaria per quanto riguarda la vendita di phablets sembra essere proprio l'Europa. Dall'inizio dell'anno, pensate che per acquistare telefonini abbiamo speso 96 miliardi di dollari, con addirittura 166 milioni di phablets venduti nel mondo, numeri che fanno veramente impressione. Bing, il motore di ricerca di Microsoft, ve ne parlo perché cambia gli algoritmi proprio in queste ore, e così come il motore di ricerca Google favorirà nelle ricerche i siti che hanno una migliore visualizzazione su mobile. Quindi se avete un sito internet, un blog, insomma avete un'attività online, assicuratevi che sia perfettamente compatibile anche con i telefonini. A proposito di compatibilità, con una compatibilità con Android molto forte, arrivano, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, è già un paio di giorni che è uscita la notizia, Nova 4.0, che è uno dei migliori launcher alternativi in assoluto. Se volete cambiare l'aspetto del vostro telefono, Nova adesso porta anche il material design, quindi se avete ad esempio un telefono che non è ancora con Lollipop a bordo, potete avere l'impatto grafico di Lollipop proprio grazie a Nova 4.0. Infine, notizia che riguarda HTC dal Giappone, il J Butterfly è stato presentato, HTC sta differenziando molto, no? I prodotti a seconda delle aree del mondo. In Giappone arriva questo Butterfly con un display da 5,2 pollici QHD, con una fotocamera 20 megapixel sul retro, 13 megapixel sul fronte, 2700 mAh di batteria, Snapdragon 810, 3 giga di RAM, insomma caratteristiche molto interessanti, 32 giga di memoria a bordo, nel complesso caratteristiche addirittura migliori di quelle di HTC One M9. Questa è l'ultima notizia per oggi, l'ultima anche della settimana, vi auguro un buon weekend, noi ci ritroviamo puntuali lunedì. Ciao!